Genitori, sapete che cosa sto lavorando? Un bel canto di famiglia! Uno, due, tre! Oh! Ehi, fratello! Stasera la TV parlerà a suono di rock! Yeah! Però potresti fare un concerto rock con tanto di luci in camera tua! È molto meglio! Grazie, Link! La situazione è drastica! Lana vive nella plastica! Tutto sta andando a rotoli! Luna? Guarda che roba, bro! Ho caricato una canzone sulla nostra famiglia che sta letteralmente spaccando! 50 visualizzazioni? Mick Swagger! I tuoi pezzi sono magnifici! Su, vieni in tour con me! Come si fa a dirti di no? Te ne vai anche tu! La nostra famiglia sta andando in pezzi! Mi dispiace, Link! Sì, alla musica! Perché le gomme non esplodono quando serve? Grazie, pubblico esatto! Cosa sta succedendo? Ehi, amico, non credo tu sia sulla lista. Luna, Lau! Luna, un po' di musica d'accompagnamento? Subito, ragazzo! Rieccoci qui e adesso riproviamo. Oh! Grande stage diving, bro! A questa foto servirebbe un po' di... No, no, no! Nelle fotografie non si sente la musica! Stage dive! O la chitarra elettrica di Luna! Kenny, fratellino! Ha solo bisogno di amore! Lo dicono anche i Beatles! Le servono anche corde nuove e una cassa, magari. Aio! Brother! Volevo sentire la tua batteria più da vicino. Tu puoi darmi ciò che vuoi, ma se poi non vuoi, cosa che vuoi, che vuoi. E dai, piantatela! Dov'è finita tutta la vostra energia? Tu puoi... Ho io la risposta! Creiamo una band di famiglia! Ma se non abbiamo il benché minimo talento musicale? Già, io non picco una nota neanche se mi paghi! Come dice il mio idolo Mick Swagger, il rock and roll non è questione di bravura. L'importante è divertirsi! Quindi qualcuno ha voglia di divertirsi qua? Ragazze, cosa avete che non va? Ve l'ho detto che ero in missione e tutti voi siete... Ah, un'altra offerta! A chi sta per fare la spesa, i miei saluti! Cavoli! Buonanotte, negozi di alimentari! Ti prenderò, sì! No, 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 no. Sì! Vai, Luna! Più buste! Cosa buste! Cosa buste! Non sono d'accordo, e allora Brock le ha scritto quella dolce canzone! Adesso facciamoci sentire, pubblico! E secondo te questo sarebbe grave? Ricordate il blackout dell'altro giorno? Poi c'è il parquet che scricchiola. Lori! Lenny, Luan! Inoltre il legno delle scale è marcio. Luna! Ah, lo sta ricaricando. Non importa, lascio un messaggio in segreteria. Ciao, sono Lori. Sapete cosa fare? Ehi, Lori, è il tuo caro fratello Lincoln. C'è una cosa che vorrei dirti da un po'. Tu sei... È per questo che tu sei la sorella peggiore del mondo! Perché non provi con questo? Così le orecchie gli fischieranno per settimane! Mi sono venuti in mente altri insulti. Sei talmente brutto che festeggi Halloween per telefono. Che cosa? Eccole! Ehi, che bomba! Ma è meglio abbassare un po' adesso. Thank you! Che c'è? I tuoi capelli. Beh, che problema hanno?
Ma con questi capelli non sono it! Un bel applauso per la nostra band! Luna, il tuo grande rock sa parlare al mio cuore e ai miei piedi. Pace, amico! Ti ho dovuto metter mano, ma una volta finito filavo come il vento! La musicista Luna Loud è stata cacciata dal tour di Mick Jagger. Ha distrutto una camera d'albergo. Avevo chiesto espressamente una mentina sul cuscino! Oh, Luna! Mufa la mucca, oink fa il maiale, è la danza irlandese. Avanti ragazzi, surf sulla folla! Yeah! Ehi, allora, un momento, perché vi vedo diversi? Le tue unghie sono proprio curate. Ehi, e questo profumo di carne? Ma che sta succedendo? Siamo appena stati con i papà di Clyde, ci hanno dedicato un sacco di tempo tutto per noi. Bello! Ma secondo voi loro suonerebbero con me? Papà ha una brutta ulcera e il sax non può più suonarlo. Certo, uno dei papà di Clyde mi ha detto che suonava in un gruppo. Va bene, però basta così. Se anche le altre dovessero scoprire questa cosa, finirebbe che i genitori di Clyde non avrebbero più tempo da dedicare a noi. Tranquillo, fratellino. Era il finestrino di un'automobile. L'avevamo capito. Forza, cerchiamo di trarre il meglio da questo pezzo. Si intitola Sacchi di plastica nelle grondaie della vita. Parole scritte da Lucy. Musica senza alcun dubbio tutta nostra. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sentito? Charles si propone come cantante. Bravi, continuate così l'allenamento. Yo Chuck, come dici? Scusa, non ti sento. Aspetta un momento. Ehi ragazzi, continuate a provare. E non dimenticate, non conta essere i migliori. L'importante è soltanto divertirsi. Ehi, hai sentito, Bella? Mick Jagger è in città. Pare che voglia scoprire un talento locale alla festa delle famiglie. Mick è qui in città. Potrebbe essere la mia grande occasione. E adesso voglio presentarvi la più sensazionale scoperta musicale dei miei 40 anni di carriera. Luna Loud! Luna! Luna! Grazie mille per la dritta. Adesso vado, ho da fare. Un sacco da fare. Molto bene, fratello. Questi accessori renderanno i nostri outfit fichissimi! Fichissimi! E se intrecci i fili molto stretti, sono forti abbastanza da fungere da corde. Giusto, Chunk? Puoi dirlo forte, tesoro! Temo ci serva una finestra più grossa. E adesso facciamoci sentire, pubblico! Bene, amici, è l'ora della danza ufficiale di Casa Loud. L'uomo che corre! Se ti metto le mani addosso, ti assicuro che... Proprio come il mio idolo, Mick Spaccone! Oh, yeah! Oh. Accidenti! E ora facciamo un po' di rock! Oh? Ah! Luna! No! Cos'è questa roba? Sono i miei strumenti, bro. Oggi ho le prove. E chi sarebbe costui? Il mio fonico Chunk. No, 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 no. Lui non faceva parte del piano. Tu, fuori. Mi occupo io di tutto. Grazie, bro. Sì, a volte sento che casa mia è un po' deserta. Amico, la tua musica sa parlare al mio cuore e anche alle mie dita. Era un concerto rock, tesorucci. Provalo. Nick, aspetta! Voglio solo una giacca dei tuoi capelli! Che cosa ne pensi, Chuck? Fa davvero schifo. Perché? Troppo stridula? No, la canzone, la tua camera. Chuck se la squaglia. Spremi bene la cocuzza, tratta con me o vivi nella puzza. Spremi bene la cocuzza, tratta con me o vivi nella puzza. Oh, oh, mancato. Oh. Io ti adoro. Io ti adoro. Guarda adesso, Lisa. Stage dive.
Luna, hai spifferato il nostro segreto alle altre sorelle! No, Link, lo sai che non lo farai mai! Ma forse potrei averlo cantato sotto la doccia? L'attenzione che ci date lo so già tanta, ma a volte io mi sento alquanto affranta. È per questo che ora vado da Clyde, perché i suoi papà non si staccano mai. Chi ha bisogno di quelli là? Non certo io! Quello che mi serve è una nuova canzone. Loro non mi capiscono. Io ho il mio progetto. Me ne starò da sola, o no? Oh no! Lo sai come si dice? Ciao, ciao! Andiamo, Luna, ma che ti prende? Questo è per Mick! Hai scritto un testo troppo sfigato! Troppo snob! Troppo deprimente! Troppo anni 90! Che schifo, non mi viene neanche una canzone. E sul soffitto c'è un'enorme crepa. Forse mi basta cambiare ambientazione. Oh, scusa, amico. Non preoccuparti. Che cosa stai scrivendo? Dovrebbe essere una canzone, ma sono del tutto bloccata. Forse posso aiutarti. Mi sono dilettato con la musica anch'io. Siediti. Le finisci queste, amico? Sono tutte tue. Allora, qual è il problema? Dovrei sfondare con questa canzone, ma tutto quello che scrivo fa schifo. Pensa che ho cercato di fare rima con ciao ciao. Oh. Lo so, vero? Ti spiace? Allora, cosa ha di così importante questo pezzo? Dovrei esibirmi alla festa delle famiglie stasera e so che ci sarà Mick Swagger. È la mia sola chance di colpirlo, quindi dovrei dare il meglio di me. Ah sì, Non è Mick Swagger che ha detto che nel rock and roll non è importante essere i migliori, ma è importante divertirsi? Già. Beh, quando è l'ultima volta che ti sei divertita? Che folle, ragazze! Sì, mi sto divertendo un sacco! Andiamo, ragazze! Sì, andiamo! Scusa, devo andare adesso! Sapete una cosa? Siamo stati troppo duri con la nostra casetta. Ha dei lati positivi, come i pavimenti un tantino storti. Ehi, Lana, passami la salsa. Non bisogna neanche alzarsi per prendere le cose. Luna, lascia che ti spieghi. Parla pure, tanto non ti sento. Pronto? Certo, ok, ciao. Chi era? La mamma, 10 minuti e sono qui. E ora che facciamo? Ci penso io. Luna, vorrei un po' di musica, Come vuoi, sister. 1, 2, 3. Luna non saprà mai nulla del concerto. Bella, brother! Ti ho tenuto il posto nella fila! Luna, tu come sapevi che eravamo qui? Mi prendi in giro? Quando si parla di musica, io so tutto! Sei pronto a vedere come ho deciso di rendere indimenticabile il tuo primo concerto? Oh, beh, io... Perfetto! Intanto, bisogna sistemare il vostro outfit. Intendo dire la mise! Oh, cavolo, il vostro abbigliamento! Che cosa ci manca? Ecco, così va molto meglio! E la cerniera, se mi scappa la pipì? Non avrei più tempo di pensare alla pipì e ora voglio vedere una posa da paura! Che cos'è quella? La mia posa, quando ho tanta paura! No, scusate, intendo
una posa da paura, come questa. Yeah! Provate? Yeah! Ci torniamo dopo, ora vediamo come vi muovete. Non sono capace. Cosa? Tutti quanti sanno muoversi, Clyde. Dovete soltanto seguire il ritmo e muovere il vostro culetto. Allora, lampone o banana? È così che ti voglio! Avanti, unitevi a noi! Schitarrata preconcerto! Cantate insieme a me! Se non hai voglia, non ti va più! Tu alza il volume e ascolta gli smooch! A proposito di sbaciucchi! Niente male, eh? Bella lì, brother! Non c'è niente di meglio che innamorarsi al primo concerto! Ora basta, stai esagerando! Sei fuori! Io voglio rendere indimenticabile il tuo primo concerto! Mi stai solo mettendo in imbarazzo, a casa mi avevano già avvertito! Ma che stai dicendo? Hai già rovinato i loro primi concerti, non ti lascerò rovinare anche il mio! Perdonami, adesso è tutto chiaro! Pensavo ti stessi divertendo! Buonanotte, centro commerciale! Luna Loud, ritorna a casa! C'è ancora posto per una in più! Non dovevi fare colpo su Mick, noi non ti vogliamo ostacolare. Mi dispiace per tutte quelle cose che ho detto. Mi sono comportata davvero stupida oggi. Ho scordato l'unica regola del rock and roll. Non conta se non suonerò al meglio per Mick. Tutto quello che conta è divertirsi. E l'unica volta che mi sono divertita è stato con voi. Quindi cosa ne dite? Mi volete riprendere? Certo, che band di famiglia sarebbe senza di te? Prendi uno spartito! Oh, i miei bambini! Luna, voglio dire mamma! E ringraziate che ho risposto io quando hanno chiamato! Agente, me ne occupo io di questi due! Sì, signora, subito, signora! Ecco le bistecche! Ma di che cavolo stai parlando? Ti ho chiesto gli involtini primavera! Lo so, ma erano già finiti, perciò... Ehi, Luna! Conosci la madre? Ma che madre? Lei è sua sorella! E complimenti per la parrucca! Parrucca? Brutta storia! Ci ho provato! Ho sfidato la legge! Soltanto che ha vinto lei! Ma quindi tu sei tornata qui per noi? Ho pensato a quello che mi hai detto! E non posso proprio darti torto. Quando qualcuno si avvicina alla musica, perdo la testa. Come fu il tuo primo concerto? Il mio primo concerto fu un'illuminazione. Nell'estate della seconda media venne qui il grande Mick Swagger. E pensare che prima di quella fosa sera di giugno non avevo mai pensato al mio futuro, ma in quel momento Mick e gli altri salirono sul palco. Tutto cominciò a diventare chiaro. Era una sera d'estate e fra il caldo e la sete improvviso la luce di mille comete. E lei sola e confusa, senza più alcuna scusa, aprì una porta che sembrava già chiusa. Mutazione, rivelazione. Quella canzone sembrava scritta per me. Rock and roll, fattene una ragione. Mutazione, trasformazione. Ed è in quel momento che ho capito che io ero Luna Loud. Scusa tesoro, devo darmi all'acustico. Ciao. Ehi, nasconditi! Che cosa combini? Provo delle percussioni. Plastica vola nell'azzurro, son sola come pane senza burro. Ciao gente, guardate il mio balletto! Ah! Vai Luna, fatti una solo! No, questa è una band di famiglia, giusto? Sì, ma tu sei l'unica che sa davvero suonare! Oh? Papà, ha solo del campanaccio! Sul serio? Il gran giorno è arrivato! Ok, ci siamo! Tutta, tutti, tatta, tutta, tutti, tatta, tutti, tutta, tatta, tutti, tatta, tatti! Grazie, grazie a tutti! Ehi, bimba! Pare che vi siate divertiti alla grande lassù, eh? Proprio così! E tu sei stata in gamba! Possiedi un vero talento! Grazie! E grazie per quella chiacchieratina al ristorante! Mi hai dato la spinta giusta! Trattavo male la mia famiglia per fare colpo su un tizio che neanche si è visto! Fossi in te non ne sarei sicura! Ma...
Tesoro, ho preso dei cannoli. E lui chi è? Mi chiamo Mick Swagger, amico. E sei stato molto forte anche tu. Mi piace quella passione per il campanaccio. Ma non li finite, questi? Grazie, amici. Polizie! E a che cosa servono? Assolutamente niente! Ripetiamo! Da qui non vedo niente. E io che credevo che sarebbe stato davvero indimenticabile. Può ancora esserlo, ma è meglio che me ne stia buona. No, stavolta te lo concedo. Ok, intanto dobbiamo arrivare in prima fila. Cosa? Mai visto quanta gente c'è? E secondo te perché faccio surf sulla folla? Come? Ah, è fantastico! Piano, eh? Attenti al collo! Allora, vi è piaciuto? Stupendo, tu sei velocissima! Ci sono abituata! E ora forza, voglio vedere le vostre pose! Sì! Dillo più forte! Non capiscono niente, Luna non è pazza! Semplicemente vive con passione tutte le cose che ama! Ed è grazie a lei se stasera sono sul palco insieme alla mia band preferita! Siamo gli Smooch! Signori, quello è mio fratello! Grazie per aver reso indimenticabile il mio primo concerto, Luna! Rock and roll! Siamo in uno spazio stretto, non è che sia un impatto a casa di noi.